Sono stati tanti nuoresi non solo che hanno voluto partecipare alla manifestazione Una matriciana per Filippo, un evento promosso a Nuoro dalla Coldiretti provinciale e dal centro commerciale del Corso Garibaldi col patrocinio dell'amministrazione comunale. La finalità era quella di raccogliere fondi a favore della famiglia di Filippo Sanna, il giovane di origini nuoresi deceduto in seguito alle ferite riportate nel crollo della sua abitazione ad Amatrice, un disastro causato dal terribile sisma che 2 mesi fa ha devastato l'Italia centrale. E per dare una mano alla famiglia e aiutarla a ripartire dopo la terribile tragedia, la Coldiretti e il centro commerciale naturale del Corso hanno deciso di organizzare una manifestazione culinaria utilizzando come punto di partenza proprio la matriciana, il piatto tipico del paese in cui vive la famiglia di Filippo. Una matriciana riveduta in salsa barbaricina con gli gnocchi, il guanciale o la pancetta e il pecorino sardo. Il tutto innaffiato con vino offerto dalle cantine del territorio. Una matriciana a chilometro zero, ma al di là della corrispondenza con la ricetta originale, quello che va sottolineato è la generosità con la quale gli agriturismi aderenti a Terra Nostra e le aziende iscritte alla Coldiretti hanno dedicato tempo e risorse per ricordare un giovane legatissimo a Nuoro e alla Sardegna. Ancora una volta Nuoro e il nuorese hanno confermato la loro grande sensibilità verso chi soffre o è in forte difficoltà, una missione di solidarietà che ha unito agricoltori del territorio e commercianti del Corso Garibaldi, ma anche gli artisti che con la loro musica hanno voluto accompagnare una giornata dedicata alla solidarietà.